Allora, diamo per scontato e diamo atto in primis al Tribunale di Arezzo e successivamente ai curatori fallimentari che, nel rispetto ovviamente di quella che è la legge, che sono le regole, hanno avuto un occhio di riguardo verso la città che chiedeva questo esercizio provvisorio. Per completare l'esercizio provvisorio ci sono dei passaggi importanti. Il primo, che tutela indirettamente anche coloro che mettono soldi, gli investitori, anche i famosi 372.000 euro che sono stati già versati, cioè c'è la possibilità, ovviamente in tempi tecnici anche ragionevoli e anche rapidi. Questa è la proposta e l'idea che è scaturita da un incontro che abbiamo avuto con i due correttori fallimentari a Roma giovedì scorso, di fare una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda Arezzo, non del titolo sportivo, perché quello poi lo concede la federazione. Allora, per fare questo serve in primis che cosa? Che si costituisca la società, una nuova società, una NewCo che possa sicuramente avere delle persone credibili, serie, che abbiano l'avallo del giudice delegato del Tribunale di Arezzo, dei curatori fallimentari, delle istituzioni, quindi del sindaco, e che possa accogliere, diciamo, un po' questo fardello economico da qui a giugno. Si deve fare in tempi brevi, speriamo di riuscire, perché c'è anche la Pasqua, diciamo massimo 2 settimane dovremo fare questa proposta e dare delle garanzie alla curatela fallimentare, anche perché la legge lo impone. E il vostro gruppo sta dialogando anche con l'altro gruppo che in passato, diciamo, aveva cercato, che è quello dove c'è anche Nario Cardini, per capirci, c'è un dialogo in corso? Ma intanto credo che è giusto dare la priorità agli imprenditori arezzini, alcuni se ne sono già avvicinati, sabato abbiamo avuto un incontro dal sindaco, altri mi auguro che lo possano fare, anche, diciamo, questo gruppo che voi citate, noi abbiamo avuto possibilità di metterci seduto a tavolino, stiamo valutando, perché qui stiamo parlando di persone che si impegnano anche all'acquisizione di quote sociali, non tanto soltanto quello che molte aziende aretine, complimenti a loro, hanno sottoscritto in termini di pubblicità, quindi con fatture pubblicitarie. In alcuni casi ci sono persone che sono disposte a entrare nella compagine sociale, quindi c'è da costituire una SRL, c'è da distribuire delle quote sociali. In tutto questo, se la stragrande maggioranza, data la priorità in assoluto all'1% di Orgoglio Amaranto, che va sicuramente rispettato, se sono tanti aretini, secondo me molto meglio, perché quando si parla sempre di gente da fuori, magari la gente guarda con sospetto. Non nascondo però che, da come siamo partiti, al di là di Giorgio Lacava, noi abbiamo anche altre 2 o 3 persone che teniamo come paracadute, perché nel caso non si riuscisse a acquisire questo 100%, entrerebbero sicuramente in pista per completare l'opera.